Ciao ragazzi, ne ho sentite tante di scuse pur di non preparare l'acqua e il limone al mattino. Chi dice che ci vuole un sacco di tempo, chi non ha tempo e voglia la mattina. Vabbè, io vi faccio vedere adesso come prepararla in maniera pratica se avete bisogno di conoscere i benefici di questa bevanda o le controindicazioni, vi invito a cliccare qui sotto. Ci sono i link degli altri video che ho fatto. E quindi vi andate a vedere le proprietà, i benefici, le controindicazioni e via dicendo. Andiamo a vedere come preparare in maniera pratica proprio la bevanda. Ho tagliato questo limone. Vi ricordo che devono essere assolutamente dei limoni bio e non trattati. Ho messo circa 300 ml d'acqua in questo pentolino. Se l'avete a disposizione un termometro come questo, è molto utile per rendervi conto. Guardate, questa è l'acqua che avevo qui a temperatura ambiente in una bottiglia ed è a 19, anzi, è a 17 gradi e... Non so se si ferma. 17 gradi e 2, quindi è fredda. Bisogna che quindi portare quest'acqua a circa 30 gradi. Per non far subire all'intestino uno shock a prima mattina, bisogna bere l'acqua tiepida. Per tiepida intendiamo intorno ai 30-32 gradi. Quindi, se non avete tempo di aspettare che si riscaldi, potete metterla tranquillamente, se lo avete, in microonde per una quindicina di secondi. 27, guardate, cioè questione di 30 secondi forse, chiacchiere a parte. Guardate, già siamo arrivati a 31 gradi e 3. Quindi adesso la facciamo magari arrivare a 35 e poi nel frattempo prendiamo il limone, la tazza e tutto il resto. Eccoci qua. Ci siamo, 35 spento. Nel frattempo vado a premere i limoni. Questo è pulito, già ho tolto nocciole e tutto il resto. In realtà dovremmo usare un passino. Volendo, come l'ho detto già negli altri video, potete iniziare anche col succo di mezzo limone o con qualche cucchiaino di limone per abituarvi. Andiamo a vedere un attimo la temperatura. Allora, la temperatura, ovviamente rendetevi conto che io posso toccare tranquillamente questo pentolino, quindi deve essere tiepida, non è che se non avete il termometro non vi preoccupate assolutamente. Guardate, la temperatura è rimasta ancora la stessa. Siamo sui 34-35 gradi, 35 appunto. Non credo che salirà più. Ecco qua. Andiamo a versarla nella tazza, non c'è bisogno di rifiltrare. Guardate. Ho messo abbondante, quindi sono circa, ne escono quasi due tazze. E ora il segreto. Poiché l'acido del limone, il limone essendo acido, potrebbe rovinare lo smalto dei denti, andiamo a bere questa bevanda con la cannuccia. Questa è una cosa molto importante. Utilizzate la stessa, prendetene una ogni mattina, prendetene una nuova ogni mattina, però mi raccomando, per evitare di andare a corrodere lo smalto dei denti, utilizzate la cannuccia. Ultima prova della temperatura. Ci tengo alla temperatura perché non deve essere né calda né fredda questa bevanda. Ok, come appena l'ho tolta dal pentolino, è scesa già di qualche grado. Infatti siamo sui 33, ma non credo andiamo sui 34 gradi. Sì. Sì, siamo quasi a 34 gradi, non credo che arrivi più di 34. Esatto, 33,8. Vi dicevo 32 più o meno, e quindi possiamo tranquillamente consumarla. Mi raccomando, la cannuccia. Andate a vedere i video qui sotto per scoprire benefici, proprietà e controindicazioni. Spero che il video vi sia piaciuto, condividete, commentate e lasciate un bel like. Ciao a tutti e al prossimo video!